E bella a tutti, qui è sempre il solito Giardo che vi parla. Sono molto contento che come format vi sia piaciuto il voto e miglioro le vostre squadre. E in molti, sia su Instagram sia nei commenti del video, mi state chiedendo come fare per ricevere consigli di squadra direttamente da me. Ci sono diversi modi, adesso ve li elenco tutti. Il primo, che è quello a cui rispondo meno perché sono veramente tanti, sono i DM su Instagram. Mi arrivano circa 40-50 squadre al giorno, io a una decina la mattina riesco a rispondere, ma dopo diventa pesante. Il secondo modo, che è quello più facile e più rapido anche, sono i messaggi in chat su Twitch. Io tutte le mattine sono in live su Twitch e voi potete scrivermi tranquillamente in chat la vostra squadra e io vi risponderò subito. Fidatevi, raga, non mi perdo neanche un messaggio. Se non li leggo è perché sto in partita, però non vi preoccupate che a fine partita leggo tutto. Il terzo è fare la sub su Twitch, che se collegate Amazon Prime a Twitch è gratuita e i miei sub hanno molti vantaggi. I miei sub possono giocare contro di me in live, fare coop 2 contro 2 in live e il coaching in live. Siete su Discord, vi vedo giocare e vi do dei consigli. In più avete anche consigli squadra, mi invitate in un party, mandate lo share play e io vi do i consigli, vi sistemo la squadra, le tattiche e tutto quanto. Il quarto metodo è appunto comparire nel video. Per comparire dovete seguirmi su Instagram. Come già detto, farò questo video dove voto e miglioro le vostre squadre una volta al mese. Quindi il prossimo sarà a fine tozzi, in modo da vedere anche come avete migliorato la squadra e quali tozzi avete trovato. E per l'appunto su Instagram farò un annuncio dove pubblicherò una storia con tutte le informazioni e l'ID PSN al quale mandare lo screen. Vi ricordo che è completamente gratuito, non è che mi faccio pagare per da consigli squadra, ovviamente. Lo dico perché un ragazzo me l'ha chiesto, mi ha detto: Giardo, ti do 5 euro, mi dai consigli squadra? No, è una cosa che ci metto un minuto a farla, non c'è bisogno che mi paghi, sì. E se non state su PlayStation, non vi preoccupate, potete mandarmi lo screen su Discord, quindi vi dirò tutto su Instagram, quindi andate a seguire. Ora però passiamo al video di oggi. Da come avete potuto ben vedere, nei video delle top 10 ho sempre fatto una top 10 singola per gli attaccanti. Però mi sono reso conto che sarebbe più corretto fare una top 10 per old gen e next gen. Però le due top 10 separate non ci saranno per le top 10 con i TOTS, Ligan, Liga, eccetera, perché altrimenti il video sarebbe troppo lungo. Il prossimo penso di farlo sempre finiti TOTS. Quindi ragazzuoli, alle top 10 degli attaccanti. Prima però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi ed attivare la campanellina per non perdervi altri video come questo. Cominceremo con old gen, dato che ho notato che tutti quanti costano tantissimo, o comunque sia, costano un bel po', vi consiglio 5 nomi da usare come attaccanti, sia per old che su next. Al decimo posto su old gen mettiamo Pelé. L'ho riprovato recentemente su old gen e sinceramente me lo ricordavo meglio. Partiamo dal presupposto che non è mai stato troppo OP su FIFA, tranne su FIFA 22 la sua versione 99 Prime Moments. Cioè è fortissimo, ma non è mai stato ai livelli di R9, Mbappé Totti, Ronaldo Totti, eccetera. Sarà il fatto che adesso tutti i TOTS giocatori hanno 90 98-97 di velocità e quindi lui con 95-76 di forza forse non regge troppo botta, viene troppo recuperato dai difensori, non so. Mi è sembrato che venisse recuperato e gli togliessero palla troppo facilmente, però sempre a livello di dribbling, passaggio e tiro fortissimo. Al nono posto un Nkunku, un giocatore fortissimo che potrebbe ricoprire qualsiasi ruolo nel campo. Questo Nkunku è veramente qualcosa di fenomenale, 5 skill è debole, agilissimo e velocissimo. Una delle cose che non mi è quasi mai piaciuto di Nkunku è il tiro. Questa versione ce l'ha molto meglio rispetto alle altre versioni, però non è un tiro OP. Quindi secondo me non va oltre il nono posto. Ottavo posto, Jairzinho. Ok, non attaccante come ruolo, però dato che ha 5 skill e debole, devo metterlo per forza. Anche lui, come Pelé, l'ho riprovato la scorsa Weekend League e devo dire che me lo so ritrovato che non mi piaceva tantissimo. L'avevo provato appena uscito ed era tipo il dio. Adesso non dico che mi è sembrato un giocatore normale, però mi sembrava meno impattante a livello di gameplay rispetto a prima. Per me stesso concetto di Pelé, i TOTS sono più veloci, più forti fisicamente, quindi alcuni giocatori non dico che fanno fatica, ma non sono più forti come prima. Poi soprattutto secondo me il problema principale di Jairzinho, Nkunku e Pelé è il fatto che non sono dei veri e propri attaccanti. Non nascono come punte vere e proprie. Jairzinho è un esterno, Pelé un trequartista e Nkunku una mezzala in teoria. Però soprattutto su old gen li usi da punte perché sono queste le punte che vanno su old. Settimo posto per Griezmann. Voi direte: no, lui è più scarso di Jairzinho e Nkunku. Io vi dico: no, su old gen assolutamente questo Griezmann è più forte. L'ho già detto nel video precedente: lui ogni volta che gli dà una versione uppata è OP e soprattutto sul next gen lui è una vera e propria punta. Ha 99 posizione attacco, 99 agilità, 98 freddezza, tutte statistiche che servono per un attaccante OP su old gen. In più questa versione ha 5 di skill e 4 di debole, quindi settimo posto. E dal sesto posto
in poi invece andiamo con la solita top 10 con al sesto posto Eusebio, al quinto Rashford, quarto Ginola e top 3 formata da Mbappé, Ronaldinho e Ronaldo. Ora passiamo ai 5 giocatori che vi consiglio. Questi sono i 5 attaccanti che vi consiglio, sono tutti abbastanza abbordabili a livello di prezzo, a parte Vinicius che vabbè è top esterno e quindi costa tantissimo. Son veramente fortissimo come giocatore sia su Old che su Next, io infatti lo uso su Next ed è veramente forte, ce l'ho titolare. Questa versione di Kaká con 5 skill è debole, è un ottimo attaccante, solo che lui, il suo tiro e anche quello di Vinicius non sono ideali per un attaccante, però comunque sia sono veramente buoni. Mané è una delle scelte che consiglio più di tutti, costa 1,3-1,5 milioni se non sbaglio ed è veramente forte, molto più forte secondo me di Mbappé 92. E anche Cruyff, anche questa versione è forte ma solo su Old, perché su Next Gen essendo troppo piccolo accusa troppo i difensori che veramente circolano, sono troppo troppo forti e troppo veloci anche con Lengthy. Fondamentale per un attaccante da Old Gen sono le 5 stelle skill, la velocità e l'agilità. Il fisico serve ma non tantissimo, perché principalmente si passa attraverso su Old Gen. Le skill funzionano ancora molto bene, se tu fai un elastico passi attraverso il difensore. E in più gli attaccanti con solo l'analogico sono più agili e più rapidi. Per questo, date le differenze di gameplay, su Next Gen abbiamo una top 10 diversa. Ve la metto direttamente, questa è la top 10 degli attaccanti su Next Gen. Ve l'ho messa subito perché non è così tanto diversa dalla top 10 congiunta che abbiamo negli scorsi video. Cos'è che principalmente cambia da Old e Next Gen? Il fatto che su Next Gen ci siano gli stili di corsa, ovvero Explosive, Lengthy e Controlled. Per avere la corsa Explosive bisogna avere l'agilità di 15 volte maggiore della forza. Per questo si usano gli stili intesa per aggiustare. Gli explosive sono i giocatori bassetti con tanta accelerazione che sembra che corrono molto di più inizialmente e poi vengono recuperati, come per esempio Messi, Pelé, Best eccetera. Sono velocissimi nei primi metri ma nel lungo vengono facilmente recuperati dai difensori centrali che hanno Lengthy, e tutti i difensori centrali hanno lo stile di corsa Lengthy, mentre gli attaccanti con Lengthy sono i classici cristoni grossi 2 metri come per esempio Benzema, Haaland ed Harry Kane, quei giocatori che ci tiri dritto e difficilmente vengono recuperati. Per avere Lengthy bisogna avere la forza di 14 punti maggiore dell'agilità. Quindi se un giocatore ha 86 di agilità, come per esempio Cantona, non può avere Lengthy. Se un giocatore ha questo stile di corsa, semplicemente corre molto di più del valore effettivo della velocità sulla carta. In più, dato che deve avere la forza di 15 punti maggiore dell'agilità, sono anche giocatori molto grossi, molto ciotti fisicamente, quindi difficilmente vengono spostati, anche dei difensori. Però peccano di agilità, tranne i giocatori con 5 di skill, e attualmente ce ne stanno 2 sono sbloccati con Lengthy e 5 di skill, ovvero CR7 e Benzema. Perché come vi ho sempre detto, più stelle skill hai, più il giocatore vuoi non vuoi si muove in maniera agile. Però non si muoverà mai bene quanto un R9, un Ronaldinho e un Mbappé Toti. Per questo hanno i loro limiti i giocatori con Lengthy. Però dato che non tutti ci potevamo permettere fenomeno Ronaldinho e Mbappé Toti, giochiamo con i giocatori con Lengthy che sono ugualmente sbloccati. Infine i giocatori con Controlled sono quei giocatori che hanno la statistica della carta 99, 98, 97, corrono quello, punto e basta. Che è praticamente la stessa cosa di tutti i giocatori, tutti quanti su Old Gen. E vi assicuro che un giocatore con 88-89 con Lengthy corre molto di più di un giocatore con Controlled con 99 di velocità. Per questo su Old e Next Gen si scelgono attaccanti diversi. Stesso concetto varrebbe per gli altri ruoli, centrocampisti e difensori. Però non è così, perché i difensori, come ho già detto, prendono tutti quanti Lengthy e quindi non fanno testo. Gli esterni principalmente devono essere veloci e agili, quindi appunto per l'agilità non possono avere Lengthy, almeno per la maggior parte. Mentre i mediani non hanno bisogno di fare lunghe corse, quindi se hanno Lengthy o no non cambia tantissimo. Ovviamente è preferibile metterlo, io per esempio con De Bruyne Toti metto Architetto, però non c'è tanto bisogno. Quindi tutto questo per dirvi che le top 10 su Old e Next Gen sono diverse. Io però vi dico che in un attacco a 3, in un 5-4-1, in un 4-3-2-1 metto sempre un giocatore con Lengthy. Quindi se dovessi fare una squadra top metterei Ronaldinho o Mbappé, Ronaldo e Cristiano Ronaldo davanti. Se ci fate caso, alla Serie A stavano tutti con Ibrahimovic, R9 e Ronaldinho Toti. Poi ci sta anche chi non si trova con gli attaccanti con Lengthy. Io fino a poco tempo fa non mi ci trovavo per niente. Però ragazzi, una volta che capisci come utilizzarli, vai dritto. Io ho Harry Kane con tipo 60 gol in 40 partite. Passiamo adesso ai 5 attaccanti che vi consiglio. Per Next Gen vi consiglio sempre Son,
Mané, Ibrahimovic, Abraham e Lewandowski. Son e Mané sono gli unici due senza lenti, però sono due attaccanti molto molto validi. Il non avere lenti non significa che un attaccante sul Next non può essere valido. E loro secondo me lo sono, una a 400, una a 1 milione, 3 a 1 milione e mezzo e quindi anche abbastanza abbordabili di prezzo. Mentre gli altri tre, Ibrahimovic, Abraham e Lewandowski, tutti quanti con lenti. Ibra utilizzatissimo alla Serie A come punta centrale, veramente molto forte anche con il 5 di skill, peccato che adesso secondo me accusa un po' troppo i tots. Abraham ha le statistiche molto superiori a quelle di Ibra, anche se non ha il 5 di skill, è leggermente più agile secondo me. Però peccato che non si opperà, complimenti al Siviglia per la vittoria dell'Europa League, quindi Abraham rimarrà 4-5 come Lewandowski, che ragazzi inutile, non è più forte di Harry Kane. Io stesso nel post di Instagram l'ho messo maggiore di Harry Kane Lewandowski, ma solo per il 4 di skill, perché un 3 di skill è molto limitato rispetto ad un 4. Non so perché ragazzi, non va via in velocità come Harry Kane, non è agilissimo come Harry Kane, c'ha giusto il tiro secondo me meglio di Harry Kane, che c'ha 99 e Harry Kane c'ha 98, quindi non è che cambia tantissimo. Poi vabbè, magari faranno come hanno sempre fatto e quindi lo upperanno all'improvviso. Io intanto me lo tengo nel club, l'ho trovato oggi non scambiabile nel pacco della Liga Garantito e quindi me lo tengo qua. Ragazzuoli, il video sta per finire. Io vi ringrazio a tutti per essere arrivati fino a qui e vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi ed attivare la campanellina per non perdervi nessuna news sul canale. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto, perché in tanti me l'avete chiesto, e spero anche soprattutto di essere stato chiaro all'inizio video su come ricevere consigli di squadra da parte mia. Io ragazzuoli vi aspetto tutte le mattine in live su Twitch. Alla prossima e bella raga.